Parco degli Elci a Sottomarina in via Zeno. Si tratta di un parco teoricamente chiuso, nessuno ha mai visto aprirsi il cancello, ma praticamente aperto H24, dato che la recinzione è manomessa in almeno 2 punti, tanto che nessuno avrebbe problemi ad oltrepassarla. È una vita che così non sembra che nessuno abbia mai notato ingressi strani e inaspettati, almeno non c'è giunta voce a riguardo. Si tratta di un parco speciale, innanzitutto uno dei pochi che sia titolato Giardino degli Elci, appunto, ed è stato anche dedicato alle creature che vengono al mondo. Ma qua non ci sono giostrine, non ci sono panchine, non c'è nulla, solo piantine, virgulti, protetti da tutori. Si tratta infatti, come ci ha confermato l'assessore all'ambiente Serena Di Perini, di un parco dove le piccole piante vengono messe a dimora e fatte crescere protette, in modo che quando sono abbastanza grandi e forti possono essere piantumate altrove, con una garanzia maggiore di sopravvivenza alle avversità, soprattutto quelle atmosferiche, e anche ai danni che può provocare l'uomo. Bene quindi che sia chiuso in via Zeno, a 2 passi da questo c'è un altro giardino e c'è anche un'area per sgambamento cani, quindi la comunità non ne è priva. Peccato però che la sua funzione non sia indicata. Una nursery andrebbe maggiormente valorizzata. E siamo nello studio del servizio Nord-Est 2.0 e volevo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Superbonus esiste ancora, fino al 31-12-2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31-12-2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, sottomarina di Chioggia, Venezia.